Secondo lei quanto è importante sul territorio avere ancora queste aziende? Direi importantissimo, perché parliamo, come abbiamo visto, i prodotti di grande qualità, di grande professionalità, e quindi trovare oggi delle giovani leve tra gli artigiani porta avanti il progetto degli artigiani del nostro territorio, cioè grande professionalità che arriva del passato accomunata alla grande volontà dei nostri giovani. Quindi i prodotti che ci hanno illustrato oggi parlano di tradizioni antiche con discipline moderne, quindi si unisce l'utile al dilettevole, quindi si porta avanti un progetto che è poi l'amore per il lavoro che hanno i nostri artigiani. E cosa ne pensa, visto anche la sua esperienza sul territorio da artigiano, vedere queste ragazze così impegnate, appassionate da portare avanti questa tradizione? Ma, l'artigianato è specialmente quello di qualità, è l'artigianato personale, perché qui ci vuole l'arte nelle mani, e le sartorie e l'abbigliamento è una cosa molto importante. Qui nell'ambito delle maglierie anche quello, ci vuole l'arte per poter fare un prodotto che in giro per il mondo è ben visto ed è aperto tutte le porte. Noi, ripeto, stiamo facendo uno sforzo di far valorizzare tutto questo per far sì che i giovani ragazzi di adesso, che sono in cerca di lavoro, oltre che avere la fortuna di avere la qualità della scuola, di poter avere nelle mani un mestiere, perché come si dicevano i nostri nonni, chi ha nelle mani il mestiere ha la vita assicurata, e questo noi è quello che cerchiamo di portare ai nostri figli e alle nostre generazioni successive, per far sì che si viva meglio e si superi questa purtroppo brutta crisi.